Allora Luca, oggi è stata una delle partite più difficili di questa stagione, era con la Nardi, però lo sapevamo che la vostra preparazione era ancora in fase molto, possiamo dire, molto limitata, quindi oggi si è vista un po', soprattutto nel terzo set, un po' la fatica. Ma allora, abbiamo fatto ingranare nel primo set, soprattutto in cambio palla che non riuscivamo a ricostruire il gioco e anche a muro difesa non avevamo posizioni e ritmi. Il secondo set queste cose sono cambiate, abbiamo iniziato a dare un po' più di qualità al bagger di ricezione, siamo rimasti lì sempre con un cambio palla buono e a muro le abbiamo toccate davvero tante. Peccato per quel set dove potevamo portare a casa la posta piena, ma con delle ingenuità siamo andati a perdere quello. E il terzo è diventato un set dove siamo andati molto a corrente alternata. Sì, infatti se escludiamo il secondo, il primo e il terzo è stato abbastanza un po' un dominio di Nardi, con alla fine del set del terzo, che a causa di un po' di attacchi sbagliati loro siete riusciti a ritornare. Invece il secondo set, come vedete, è stato più equilibrato, siete anche riusciti ad andare molto in vantaggio fino a sfiorare il colpaccio nel secondo, solo che poi abbiamo avuto tutte le occasioni per farlo, poi non l'abbiamo portata a casa, non l'abbiamo chiuso e se lo sono presi loro. Loro sono una squadra molto rodata, molto quadrata, con giocatrici forti che hanno fatto un precampionato lungo dove hanno trovato ritmi e automatismi. Noi questi non li abbiamo ancora, quindi ogni giornata, partita dopo partita, ce li dobbiamo costruire. Vediamo al ritorno come va. Infatti stavo per concludere con la domanda prima, era per dire se quel secondo set, se l'aveste vinto magari senza quei... Allora sarebbe cambiata l'inerzia della partita, perché quando vai uno pari, dopo noi sull'ora dell'entusiasmo magari avremmo messo qualcosa in più e loro avrebbero avuto qualche certezza in meno. Ecco, infatti era proprio quello che volevo sentire. Invece, tra pochissimi giorni sarete di nuovo qui all'Arena Biancorossa contro l'Argentario, la Trentino Energia Argentario, che quest'anno si è un po' ha preso qualche pezzo della 2 molto importante, tipo la Vianello. Che partite ti aspetti dal piano di vista del gioco? Allora, giocano velocissimi in tutte le situazioni dove possono esasperare questo gioco. Quindi starà a noi, partendo dal servizio, a impedirgli questa velocità e a contrastarli quando sono al loro ritmo di gara. Però la cosa importante per noi adesso è trovare il nostro modo di giocare e alzare la continuità in quello che facciamo. Infatti, visto che proprio voi giocate a distanza di pochi giorni, può essere un vantaggio o uno svantaggio per la prestazione fisica, magari per trovare magari un rodaggio, oppure... Adesso conta che noi avremo 2 settimane con 2 gare a settimana, perché i recuperi sono già stati fissati, quindi sarà un buon periodo per costruire gara dopo gara il nostro sistema di gioco, il nostro gioco. Avremo poco tempo per allenare, avremo molte partite una dietro l'altra e dovremo fornire prestazioni e crescere. Perfetto, grazie Luca e in bocca al lupo per mercoledì. Crepi il lupo, grazie a te.